Un saluto a tutti da The World 125. Con questo mio primo video volevo presentare il mio nuovo canale che si chiama Inside Game Channel, un canale prevalentemente di commentary ispirato ai più ben noti canali di Saburo24 e Pierre86, a cui faccio i miei più vivi complimenti. Stanno svolgendo e hanno svolto un lavoro eccezionale. Continuate così. Come potete ben vedere dal gioco che sto mostrando, sono un appassionato di giochi di strategia della serie Total War, e quindi andrò a mostrarvi prevalentemente giochi di strategia, comunque giochi della serie Total War. E voi direte: ma non c'è nessuna novità rispetto agli altri canali. Lo so, ma purtroppo questa è anche la mia passione, ma cercherò di variare un po'. Ad esempio volevo provare a fare dei commentary, dei gameplay di Football Manager, ma sono dell'idea che sarà abbastanza palloso, quindi vedremo come andrà, proviamo. Per il resto vi dico solo che il canale è ancora in fase di costruzione, quindi se non c'è sfondo, come avatar ho messo semplicemente The Wall dei Pink Floyd, ma non deriva da quello il mio avatar. Vabbè, ecco, sfatiamo subito un mito: il nick deriva da un giocatore di calcio, ovvero Walter Samuel, il cui soprannome è The Wall, e ho deciso di fargli questo piccolo tributo essendo il mio giocatore preferito. E quindi non vi scandalizzate se il nick è questo. Deriva da un giocatore dell'Inter, quindi se per caso non vi piace, non siete tifosi dell'Inter, non amate il calcio, non mettete per favore commenti negativi o altro, perché vabbè, io sono abbastanza neutrale, non ce l'ho con nessuno, quindi se per piacere potete evitare solo questo. Per il resto non ho richieste, comunque cercate solo di essere maturi, di non fare commenti per la vostra fede. Comunque, per il resto direi che può bastare. Oggi cercherò già di mettere il primo video se riesco. E niente, vi avverto solo che i miei video non saranno della qualità di quelli dei vari Sabur e Pierre, ma perché non possiedo un computer all'altezza. Però i giochi di strategia come Shogun 2, Medieval, anche Third Age li faccio girare quasi tutti al massimo. Forse Shogun ha alcune impostazioni delle ultime DirectX che non sono al massimo, però non mi lamento. Questo primo video è tutto, spero che mi seguirete in tanti, cosa che al momento dubito. Un saluto e a presto, spero.